saluto da Gerardo Paterna e ben trovato ad un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format realizzato per il blog gerardopaterna.com. Oggi continuiamo il viaggio nel mondo delle agenzie digitali e ibride. Infatti in studio con me c'è Daniel Debash, fondatore e CEO di Rockagent. Ciao Gerardo, ciao, grazie per l'invito. Ben arrivato. Grazie. Allora, partiamo subito con le domande. Rockagent, ti senti più ibrido o digitale? Allora Gerardo, la visione di Rockagent è unire due mondi, il mondo della mediazione tradizionale e il mondo del digitale. Quindi se per agenzia immobiliare ibrida intendiamo una realtà che investe in marketing e in tecnologia a supporto degli agenti sul territorio, assolutamente stiamo parlando di Rockagent. Nella nostra visione l'agente immobiliare resta protagonista nella compravendita. Tutti i nostri investimenti sono fatti nella direzione di rendere più efficiente e più produttivo il lavoro dell'agente immobiliare, consentirgli di gestire un numero più elevato di incarichi e quindi di vendite e ovviamente avere maggior tempo disponibile per la componente relazionale con i clienti. Lo facciamo attraverso quattro elementi fondamentali, che sono: il primo, un'acquisizione semplificata dal fatto di investire in marketing online e offline, aver sviluppato molteplici software che semplificano la vita degli agenti, e l'abbiamo fatto con loro, giorno dopo giorno li miglioriamo, miglioriamo questi gestionali per riuscire veramente a semplificare l'attività quotidiana. Terzo elemento è sicuramente avere un back office centralizzato che supporta gli agenti sul territorio, e quarto elemento una standardizzazione dei processi molto importante e attenta, direi. Se vogliamo, Rockagent, possiamo così renderla, immaginarla simile alla Compass americana? Ci sono molti punti di contatto, a parte diciamo gli ordini di grandezza, va bene. Però diciamo che in generale tutte le startup, Compass non è più una startup, tutte le realtà americane, ma anche del Regno Unito, francesi, hanno punti di diversità con noi. Il perché è semplice: il mercato italiano è davvero complesso e quindi si può guardare fuori, si può studiare, però diciamo il salto di qualità finale lo si fa adattando il modello a quelle che sono veramente le tipicità del nostro paese. Ok. In Rockagent, come distingui il prezzo dal valore del servizio che offrite? Che l'elemento prezzo, lo sai che è sempre molto discusso, è caldo. Allora, noi ragioniamo su logiche di volume, quindi l'obiettivo è sicuramente quello di arrivare a generare un numero di compravendite molto molto elevato. Per arrivarci abbiamo dovuto e stiamo continuando a creare un flusso costante e crescente di incarichi che ci costruiscono il nostro portafoglio. Quindi un'acquisizione semplificata e appetibile anche dal punto di vista del prezzo per chi ha una casa da vendere. Esatto. Ecco. Tu mi insegni però che un modello basato solamente sul prezzo non è assolutamente scalabile. Ecco, questa era la seconda quindi, parte della domanda. Esatto. E quindi qui andiamo all'investimento sui servizi che si fanno per la gestione dell'incarico. Adottiamo uno standard di servizio piuttosto elevato su tutti i nostri incarichi, in modo tale da far percepire al cliente il fatto che il suo immobile è gestito con tutti diciamo i servizi più innovativi, accompagnato dalla valutazione, elemento fondamentale per tutte le agenzie immobiliari, quindi che deve essere fatta correttamente, due diligence sull'incarico, quindi documenti, problematiche, difformità, piano di marketing, posizionamento, tutto seguito dalla A alla Z da un agente immobiliare, da un mediatore di qualità in carne ed ossa. Il cliente è felice perché percepisce questo valore aggiunto. Noi strutturiamo tutta questa serie di servizi non in maniera artigianale ma in maniera industriale, in modo tale da creare delle economie di scala sui costi.
al termine della transazione l'acquirente andrà a pagare mediamente la classica provvigione che è del 3%. Oh, ok, finalmente qualcuno che lo dice, perché la comunicazione solita delle agenzie digitali e ibride è quella di dire, puntare molto sulla basso costo del servizio, poi in realtà pochi ti dicono che c'è un acquirente che alla fine una commissione deve pagare per tenere in piedi il modello, quindi grazie per questa precisazione, no? Siamo contenti di questo. Ok, quindi l'acquirente poi alla fine paga una commissione di mercato. Sì, carissimo. Fantastico. E, allora, intanto devo farti i complimenti perché sei tra le poche startup italiane, no, è vero, ad aver preso un po' di soldi in giro. Non è stato facile. Non è stato facile, infatti la domanda è proprio, allora, Israele, Sarona Partner, che ha coordinato questo round di finanziamento da 3 milioni, che sono tantissimi per il nostro ecosistema, pochi probabilmente, esatto, paragonati, ecco, al fabbisogno della startup e alle logiche, diciamo, internazionali. Come li hai convinti? Allora, ho conosciuto il presidente di Sarona Partner circa 10 anni fa in un evento di startup che si teneva a Parigi. Siamo rimasti in contatto durante questi 10 anni, così nel 2018 lo contattai dicendo che sto cercando finanziamenti per il lancio di una nuova startup in Italia. Puoi immaginare il numero di mail, conference call che sono partite, l'interesse c'era. Alla fine mi invitò a presentare il business plan di fronte a una platea di investitori di business angels. E hai fatto il pitch. E ho fatto il classico pitch da startup. In inglese. E gli ho raccontato la situazione attuale del mercato della mediazione italiana, immobiliare italiana. Ho raccontato quello che stava succedendo in giro per il mondo, con focus chiaramente sui paesi a noi più vicini, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, e poi ho concluso spiegando che secondo me chiaramente era il momento giusto per entrare sul mercato con questo modello di business. Abbiamo lavorato qualche mese, alla fine è arrivato questo aumento di capitale da 3 milioni che ci è servito e servirà per, diciamo, aumentare la nostra capillarità sul territorio nazionale, investire in marketing, tecnologia e persone ovviamente. Ok, allora prima di passare all'ultima domanda sulla rete, sul presidio, sull'affiliazione eventuale di agenti immobiliari, volevo fare un ragionamento con te un po' sul concetto di dematerializzazione dell'agenzia. Allora, torna il vinile, torna la carta stampata, comincia a riavere, a solleticare l'interesse di tante aziende, la generazione Z, insomma, comincia ad essere più sensibile all'esperienza fisica più che digitale, quindi si tornano a leggere i libri fisici, no? A fare esperienze più connettive, ecco, che mettono in connessione, ecco, le realtà fisiche. Quindi l'agenzia immobiliare davvero tenderà ad essere smaterializzata? Ma se vuoi mi ricollego con la prima domanda che mi hai fatto. Il fatto di coniugare l'esperienza fisica, tra virgolette, con l'agente immobiliare e non sostituire l'agente immobiliare a tutto quello che è tecnologia di ultima generazione, standardizzazione, è un po' la formula vincente dell'agenzia ibrida. Da un lato il settore immobiliare, per quanto mi riguarda, è un settore che, per quanto la tecnologia può avanzare, vedrà sempre protagonista il mediatore. Questo perché? Perché per definizione il processo di vendita immobiliare è un processo molto emotivo, molto spesso le parti in causa stanno per effettuare l'investimento finanziario più importante della loro vita, quindi questo porta delle complessità che il mediatore di qualità sa gestire e sa risolvere. D'altro canto, viviamo e conviviamo con l'esigenza di una società che ha tutto a portata di smartphone. Quindi il compito di Rock Agent è sicuramente coniugare questi due aspetti, queste due facce della stessa medaglia e offrire un servizio che sia un mix delle due, conservando chiaramente l'esperienza dell'agente immobiliare e garantendo sempre un servizio che sia professionale, sicuro e trasparente. Mi viene da farti un esempio appunto sulla trasparenza e su come noi intendiamo la tecnologia in Rock Agent. I nostri clienti venditori possono accedere ad un'area
riservata dove possono seguire in tempo reale l'andamento della compravendita, statistiche, vedere dove è pubblicato l'immobile. Dati di utilizzo oltre ogni positiva aspettativa. Quindi partecipazione massima, soprattutto da persone di fascia d'età più avanzata, che onestamente non ce l'aspettavamo, e diciamo si crea un rapporto migliorativo e anche di fiducia tra l'agente e il cliente. Il cliente è sereno perché può vedere in tempo reale 24/7 l'andamento della trattativa, le statistiche. L'agente immobiliare viene sgravato da un'attività che può essere il report manuale delle visite piuttosto, certo, che, e si crea anche una bella sinergia, perché non poche volte ci capita che il proprietario dell'immobile chiama l'agente per discutere la strategia, ma guarda, possiamo rivedere il prezzo, possiamo fare così, possiamo. Quindi si crea un rapporto anche di fiducia e di squadra che ci porta chiaramente all'obiettivo, quello di vendere l'immobile. Interessante questa dinamica, grazie. Ci parli del progetto di affiliazione, di inclusione degli agenti immobiliari, quindi insomma dove volete aprire e che tipo di agenti immobiliari state cercando? Allora, parto da dove siamo oggi. Sì. Siamo presenti in 8 città con 50 agenti immobiliari. Sono tutti capoluoghi di provincia. Siamo partiti da Roma, certo, che è stata diciamo la nostra area test per diversi mesi, seguita da Milano, dopodiché Torino, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova e Catania. 2020 chiaramente per noi è continuare a lanciare il servizio in nuove città e migliorare il presidio nelle città in cui già siamo operativi. Dal punto di vista delle nuove aperture, chiaramente guardiamo con interesse tutte quelle città che hanno un volume di transato interessante, anche di valore al metro quadro. Dal punto di vista invece dell'aumento del presidio nelle città, la logica sarà inserire nuovi agenti immobiliari nella città, nella provincia e nelle città satellite per massimizzare chiaramente l'investimento marketing. Devo dire che da quando siamo partiti questo compito ci è stato diciamo facilitato dal fatto che abbiamo ricevuto veramente tantissime candidature da parte di agenti immobiliari. Abbiamo superato le 1000 nel 2019, quindi sicuramente questo è stato un bellissimo feedback e un grande aiuto per sviluppare appunto i nuovi inserimenti della rete. Ok, benissimo. Allora Daniel, intanto dico grazie per il tempo e per l'informazione che ci hai dato. Per entrare in contatto con RocAgent, un appello in camera, come si fa? www.rocagent.it. Se sei un agente immobiliare incuriosito dalla nostra realtà e vuoi mandarci una richiesta di informazioni, c'è un'area riservata all'interno del sito dove potrai mandare il curriculum o semplicemente mandare una richiesta di informazioni. Sarai contattato, partirà l'iter di selezione. Altrimenti se non si vuole passare dal sito info@rocagent.it. Fantastico, grazie mille. Allora, grazie mille a te. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo a losgabello@geratopaterna.com. Alla prossima.